The Bears. Dunque, per chi ancora non lo sapesse, abbiamo un Rottweiler di nome Otis, e Otis ovviamente è un bambinone, ma tutto sommato è un bravo cane. Certo, è un bravo cane perché è l'amore della mamma. Esatto, sono l'amore della mamma, ma sono comunque cattivo. Sono un brutto grosso cane cattivo, bau bau. Bene, detto questo, Otis ha alcune cattive abitudini di cui deve liberarsi. Ad esempio, gli piace sedersi in giro per casa così, che onestamente mi mette a disagio. Non so perché, forse perché il suo cazzo tocca il mio tappeto. Voglio dire, chi diavolo vorrebbe vedere il cazzo del cane toccare il tappeto? Cristo santo. Come ho detto, Otis è un bambinone, ma gli piace ancora fingere di essere cattivo e spaventoso. Ma il suo culo è tanto minaccioso quanto un maledetto Teletubby. Diavolo, una volta l'ho visto abbaiare a una palla da basket per tipo 20 minuti di fila, e a quella palla non poteva fottergliene di meno. Oltretutto, Otis ha un costante bisogno di attenzioni, altrimenti farà una scenata come una sorta di adolescente lunatico. Stamattina nessuno mi ha grattato la pancia, così ho strappato questo peluche e poi ho scopato quel che ne restava. Ma tra tutte le cattive abitudini di Otis, devo dire che quella più fastidiosa è quella di portare in casa merda dall'esterno. Io ho trovato questo enorme ramo di albero là fuori e ora è il mio nuovo migliore amico. E porta dentro ogni sorta di cagata assurda. Parliamo di rami, rocce, il fottuto triciclo di qualche bambino. Non gliene frega niente. Non so cosa diavolo sia questo coso, ma lo amo ed è il mio nuovo migliore amico. Bene, immagina la nostra sorpresa quando una mattina il culo di Otis entra in casa coperto di sangue e poi sputa un fottuto osso sul pavimento del soggiorno. Oh, che schifo! Ma che diavolo! Ehi, mi sono fatto un altro nuovo migliore amico e questa cosa porta fuori su cui mi stavo rotolando. Quindi naturalmente inizia a dare di matto, pensando che ci sia un fottuto cadavere nel nostro cortile, quindi esco fuori ad ispezionare la fottuta scena del crimine e guarda caso c'è una dannata scia di sangue che finisce sotto al nostro terrazzo. E così mi tocca portare il mio culo lì sotto con una torcia, sembrando un fottuto Goonie alla ricerca di Chester Copperpot. Per fortuna non è un cadavere umano che ho trovato. Invece era un... era un fottuto cadavere di un animale di qualche tipo. Non so se fosse un procione o un opossum o un fottuto gattopardo. Non so cosa diavolo fosse, era morto da morire, questo è sicuro. Quindi, naturalmente, lancio via il cadavere nel fottuto bosco con una pala. E questa è la fine della storia. O almeno quella che credevo fosse la fine della storia, fino a pochi giorni dopo, quando il culo di Otis è saltato di nuovo nel soggiorno coperto ancora di sangue. Ciao a tutti, ho un sacco di rosso su di me. Oh no, non di nuovo, dannazione Otis, smettila di profanare cadaveri di animali. Ma dopo un'ulteriore ispezione ci siamo resi conto che non era coperto del sangue di un procione, opossum o gattopardo, era il sangue di Otis stesso. Oh mio Dio, il piccolino di mamma sta sanguinando. Aspetta, cosa? È il sangue di Otis. Sì, e non riesco a capire da dove venga. Ha così tanto pelo, c'è troppo pelo. Maledizione, vai in bagno e prendi il rasoio. Dobbiamo radere il cane. Quindi corro in bagno, ma invece di radere il cane come una specie di psicopatico, prendo un asciugamano. E con quell'asciugamano avvolgo Otis come un fottuto taco e lo trascino in macchina per portarlo dal veterinario. Ora, ci tengo a precisare che non avevamo ancora idea di cosa diavolo fosse successo a Otis. Qualche ragazzo l'aveva colpito con una fottuta moto da cross. Era stato attaccato da un gruppo di coyote. Forse era stato vittima di un crudele scherzo al ballo di fine anno in un romanzo di Stephen King. Chi può dirlo? Quindi mia moglie sta guidando attraverso il quartiere come un fottuto bambino di 6 anni che gioca a GTA. Nel frattempo io sono sul sedile posteriore e sembra una dannata scena delle Iene. Finalmente arriviamo al pronto soccorso veterinario e all'inizio non abbiamo nemmeno idea di cosa diavolo dire alla reception. Sì, non sappiamo se tipo il nostro cane sia inciampato e caduto o se sia stato colpito da un fucile, ma sta sanguinando dappertutto. Oh, ok, è per questo che l'avete avvolto come una dannata gordita? Visto? Avremmo dovuto raderlo! Cazzo, te l'avevo detto che avresti dovuto radere il cane! Quindi portano Otis sul retro per capire cosa diavolo gli stia succedendo. Nel frattempo ci sediamo in sala d'attesa con tutti gli altri proprietari di animali negligenti. Ehi, cosa mi porta qui oggi? Non lo sappiamo esattamente. Oh, grandioso! Io sono qui perché ho rovesciato una lattina di birra nel mio acquario e ora la mia tartaruga sta una merda. Oh, ok. Beh, mi dispiace molto. Sarà passata un'ora e mezza quando all'improvviso Otis viene fuori ballando il tip-tap, come se non fosse mai successo niente. Mi sono fatto la bua alla zampa, ma loro me l'hanno sistemata e sono ancora un ragazzone spaventoso! Bau, bau, bau! Oh mio Dio, il cucciolone di mamma sta bene! Oh sì, sta bene, si è solo spezzato un'unghia della zampa sinistra! Aspetta, cosa? Tutto quel sangue e si è solo rotto una maledetta unghia? Sì, a volte sanguinano parecchio, ma sta bene! Oh, signore, la sua tartaruga ubriaca sta bene, ha solo bisogno di smaltire la sbornia! Mi levi le mani di dosso, signora, io non devo smaltire un cazzo! Forza, andiamo da Taco Bell! Quindi, tutto sommato, lasciatemi riassumere che diavolo è successo quel giorno. Per prima cosa, abbiamo trascinato un burrito di Rottweiler da 55 kg in macchina, poi abbiamo commesso 14 infrazioni
operazioni per portarlo dal veterinario e alla fine abbiamo pagato quel veterinario $600 solo perché Otis potesse farsi una fottuta manicure. Ma alla fine eravamo solo felici che Otis stesse bene ed era tornato in pochissimo tempo a non fare paura a nessuno. Certo, gli è mancato un artiglio anteriore per un po', cosa di cui il suo culo suscettibile era ben consapevole. State forse guardando il mio artiglio mancante? Smettetela, altrimenti andrò a strappare un rotolo di carta igienica e poi mi scoperò qualunque cosa ne sarà rimasta. Ciao ragazzi, se il video vi è piaciuto, come al solito, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. E non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che... vediamo un po'... pubblichiamo!